cerotto, perché la prossima parola è cerotto. Spiegherai. Apposta per prendere il cerotto, sì. È la storia di una bambina australiana che si chiama Bridget Daenerys, che mi ha davvero colpito questa settimana. Pensa, mentre si stava curando la leucemia, da cui poi è guarita, si è resa conto che c'erano dei problemi per sua madre nello staccare i cerotti che le doveva mettere addosso, perché la mamma aveva le unghie lunghe, e anche per l'infermiera era un problema perché avevano i guanti. Quindi questa bambina si è inventata un dispenser sterile da cui cerotti e bende escono già pronti per l'uso. È stata premiata per questa sua invenzione, quindi ha trasformato il momento più terribile della sua vita in un'occasione per inventare una cosa nuova. Ha fatto una startup e ha detto una cosa, io trovo meravigliosa, quando le hanno dato il premio. Ho pensato, se nessuno fa niente al riguardo, questo problema andrà avanti per sempre. Grande Bridget.